un legame stretto tra Gesù e quindi l'Eucaristia, perché l'Eucaristia è Gesù presente in mezzo a noi, e tutto ciò che noi facciamo, tutta la vita che noi viviamo quotidianamente. Attraverso questo episodio del Vangelo, Gesù si fa nostro educatore, o se vogliamo anche nostro allenatore. Perché aiuta i discepoli, i suoi 12 apostoli in modo particolare, a guardare con un occhio nuovo l'esistenza e i problemi della vita. C'è una grande folla che va dietro a Gesù, perché Gesù dice delle cose belle, guarisce i malati e tanti lo seguono. I discepoli però a un certo punto dicono a Gesù: manda a casa tutta, e dice agli altri: arrangiatevi voi a risolvere i vostri problemi, io penso ai miei. E invece Gesù dice ai discepoli: date voi da mangiare con quello che avete, con il poco che avete tra le vostre mani, condividete quello che avete e io lo farò bastare per tutti. E infatti con 5 pani e 2 pesci Gesù è capace di dar da mangiare a 5.000 persone. Ma di chi aveva con lui? Sembra dirci Gesù: condividere quello che hai non è diminuire, ma è aumentare. Volevi venire con i grandi, fai più fatica. Immagino. Però a me erano lì ragazzi, sì, della... noi abbiamo 3 squadre di liberi, 2 squadre di open, juniore. Se non ci sono gli allenatori che trascinano. Certo, come bisogna avere... E poi tante volte bisogna anche sapersi accontentare di quello che si ha. È vero. Perché altrimenti resti solo. È vero. E non tutti ragionano nella stessa maniera. Di avere la forza di rialzarmi e riprovarci sempre, sempre. Tutto questo mi ha dato la forza per continuare quell'impegno che ormai nel lontano 1996 mi ero preso con tante persone che nel corso degli anni hanno contribuito alla crescita della nostra società. Un grazie al nostro Sergio Lavelli, che ne è stato il successore. A 20 anni dalla fondazione, la nostra polisportiva ormai di strada ne ha fatta parecchia. Ancora una volta, via!
un bel applauso. E ciao! Tutti a rinforzo, grazie per tutto!